Beh, posso dire che gli interventi che ho sentito mi perplimono non poco, perché ovviamente ho sentito parlare dell'universo mondo, no? Di quello che è stato fatto, degli atti che sono stati presentati. Allora, io voglio ricordare all'Aula che noi stiamo parlando di scuole. E stiamo parlando di scuole che devono in piena autonomia, e lo ricordo sempre, in piena autonomia adottare progetti di tipo educativo, perché qui noi stiamo parlando di progetti di tipo educativo. Io non sto parlando dell'eliminazione della plastica negli uffici pubblici per il quale problema sono stati presentati atti, documenti, mozioni e quant'altro. Io sto parlando di un qualcosa che riguarda la scuola, dove nessun ente, nemmeno il Ministero, può intervenire a obbligare di fare un qualcosa. Si tratta di percorsi educativi e formativi, sottolineo educativi, che le scuole devono adottare e che nessuno può imporre. Riconosco che, siccome questo si stenta un po' a comprenderlo, no? L'ho detto in esordio, quando l'ho presentata mi sono sentita dire: ma Roma Capitale già lo fa. Certo, Roma Capitale ha aderito, come eventualmente è stato ricordato dalla consigliera Celli un attimo fa, tolto l'uso della plastica nella mensa. Ma non è quello, su quello il Comune Roma Capitale può intervenire, ma non può intervenire ad approvare e a imporre progetti educativi e formativi che sono competenza di un collegio dei docenti, degli insegnanti, degli educatori, a cui è demandato il compito di educare. Quindi non può, ora il consigliere De Priamo interroga, mi dovete dire quello che avete fatto. Io so che oggi Roma Capitale sta cercando di dire alle scuole: organizziamo, organizzate, aderite a progetti educativi, esattamente come ha fatto la scuola di Via Baccano, perché nessun'altra scuola, o due, tre o quattro, non lo so perché ora si sta entrando in rete, hanno progetti che mirano non solo a dare nozioni, ma a tradurre in pratica quelle che comunemente chiamiamo buone pratiche. Poi, se vogliamo parlare dell'uso delle bottiglie di plastica al cinema, nella piazza, nel mercato, è un altro discorso che non compete queste linee di indirizzo. Quindi noi dobbiamo fare in modo di stimolare le scuole a far sì che all'interno, quindi una sorta proprio di competizione, a chi fa prima a educare i propri studenti, dove noi non possiamo entrare. Sono, ripeto, progetti educativi. Quindi abbiamo fatto anche una ricerca per vedere se sono stati prodotti atti di questo tipo, e dico che questo documento è stato redatto prima ancora che il ministro Costa partisse con questa campagna sulla plastic free, che ormai è un tema di carattere nazionale. Quindi, se dalla scuola di Via Baccano oggi parte l'invito, in rete ovviamente con le scuole che ho elencato prima, parte l'invito a fare in modo che non si usi il sacchetto di plastica per andare a fare la spesa, perché se fosse stato in commissione quando abbiamo presentato questi studenti e l'entusiasmo e la voglia di questi studenti, probabilmente oggi io non avrei sentito questi interventi. E ripeto, qui non si parla dell'universo mondo, ma si parla di percorsi educativi che vanno al di fuori di qualunque spot di tipo elettorale. Evidentemente si è abituati a lavorare in questa logica. Quindi noi stiamo proponendo di identificare 15 scuole. Può darsi pure che le scuole non aderiscano, ma certo Roma Capitale non può imporre alle scuole di fare un qualcosa. Può imporre che non si usi il piatto di plastica, questo sì. Anche da IKEA non si usano più i piatti di plastica. Magari però si vende ancora la bottiglina, ma non è un problema che ci compete. Probabilmente l'alunno
che entrerà in questo circuito educativo dirà al padre: usciamo con la borraccetta e non andiamo a comprare la bottiglia di plastica. Ma questo rientra in un percorso educativo. Se questo per voi è spot, beh, facciamo un po' di conti e facciamo un po' di riflessioni. Grazie.